Bello a tutti ragazzi, sono SwappoGamer, oggi siamo tornati su Red Dead Redemption 2 e siamo qua mentre ci stavamo accingendo a fare la rapina che ho interrotto bruscamente nello scorso episodio e direi che possiamo avviarci subito nel compierla. Siamo praticamente nello stessissimo punto. Is it lost little girl you want or the drunken harlot? E io direi che fai la ragazza in difficoltà. Dobbiamo decidere per lei. Allora, ragazzi, la donnaccia ubriaca non mi pare tanto efficace quanto la donna in difficoltà. Quindi, direi ragazza in difficoltà. Quindi, no, dovevi sbottonarti. Fantastica. You're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Possiamo farcela, sì. Ma io vorrei vedere se riesco a mettere quella dannatissima. Ah no, è vero, dobbiamo essere sul cavallo. Quindi mettiamoci la bandana così non ci... Oh cacchio. Ora, 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 ora. Ok. Dobbiamo fare una mega giga rapina. Perfetto. Immaginavo che avremmo fatto una cacchio di rapina. Noi ci siamo bardati tutti. Quindi, le guardie sembrano essere messe al tappeto. Tanta roba, ragazzi. Ah, possiamo anche sparargli vicino. Sparargli vicino per impressionarlo. Pugni non gliene tiro. Ok, cerchiamo di farlo andare un po' più velocemente. E perché non credo che ci metterà tanto ad arrivare. Guardate che bella la pistola che ho d'oro. È fighissima. Dai, muoviti. Ma se dovessi sparare una gamba, dite che ci mette di più o no? Oh là, ce l'ha fatta. Dovrebbe essere svenuto tecnicamente. Ok. Quindi la cassaforte è questa per forza. Ah, non sei il direttore? Non serve a nulla. Ok, io le scassinerei. Provo a scassinarle, ragazzi. Perché se le fai saltare, poi le cose che ci sono dentro, praticamente, se ci sono i soldi o robe del genere. Io non l'ho mai fatto, eh. Ok, il secondo numero. Ok, il terzo, ragazzi, sono zitto perché sto ascoltando. Ok, e questa è andata, prendiamo il denaro. Ce la facciamo? No, secondo me avrei fatto meglio a scassinarlo. Cioè a scassinarlo, a farle saltare. Sono un po' teso. Molto teso. Ho alzato anche il volume delle cuffie. Ok. Dovremmo quasi esserci. Ok, due. E il terzo. Ok, il terzo è andato.
Prendiamo il denaro. Tutto il denaro che c'è dentro. Dovremmo fare un bel po' di soldi, eh. Dovremmo fare, credo. Adesso cerchiamo di riuscire a fare la terza cassaforte. Comunque vi sto dicendo, se le fate saltare, secondo me si brucia la metà dei soldi che c'è dentro, a parer mio. E quindi non è una buona cosa. È meglio scassinarle se se ne ha le capacità. Vabbè, io nella vita vera non le avrei, però nel gioco, secondo me, se segue un attimino la logica, sarebbe molto meglio scassinarle. Adesso cerchiamo un attimino di sbrigarci. Vediamo se possiamo farlo un attimino più veloce. Ok, se sbagliamo bisogna riniziare da capo, credo. Non abbiamo ancora sbagliato, stranamente. Il terzo numero dovrebbe arrivare in automatico, ok. Rubiamo tutto quello che c'è qua dentro. Quanti soldi ci sono? 5.000 totale. Scassiniamo anche la quinta cassaforte, credo che sia, sì. Spero anche che non abbiamo ucciso nessuno nel mentre, perché sennò figa, già Valentine ci odiano. Ok. Qua è anche facile perché il tutorial praticamente dice di girare nell'altro senso appena lo senti, e poi il numero si sente proprio il clack bello forte. Quindi è anche un pelino più facile. Ok. Abbiamo aperto tutte le cassaforti, credo che non ne manchi più nessuna, no. Era l'ultima questa. 5.000 dollari abbiamo trovato, adesso dovremmo uscire. Frughiamo anche dentro l'impiegato, tanto che è qua. Vediamo se c'è qualcosa per noi. Ecco, siamo anche circondati. Bene. Bene, direi benissimo. Io prenderei tutte e due le armi, che non si sa mai. I'll go. Follow me. What are you insane? Probably. Don't shoot! Don't shoot him! I made a terrible mistake! Get out of there, miss! Sorry. Non ci credo, hai iniziato a sparare a tutti. Ok. Ok, questo qua è andato tantissimissimo. Cosa succede? Oh, bello. Porco cane. Vivo o morto, cioè ci vogliono vivi o morti. Ma a me manca pochissima vita, quindi mi prenderei un bel tonico per la vita. No. Perché non... Oh, mettiti fuori con quella cacchio di una testa. No, lui è un mio alleato. Cosa ci fai lassù, in piccionaia? Ok. Ma io mica avevo... No, non mi ero portato fucile né niente, è vero? Ok, dovremmo andare ora. Dovremmo cercare di andare. Artax, vieni qua. Ok. Ok, dobbiamo muoverci, ragazzi. Dobbiamo muoverci tutta la vita. Perfetto. Questo era in faccia diretto. Prendiamoci un altro tonico. No, mi ha ucciso. Porco due, un secondo mancava che mi prendessi il tonico. Ok, dobbiamo scappare. Ci fa ripartire subito da qua. Io intanto stavo aspettando gli altri. Sono morti, ma va bene così. Fa niente. Non dovrebbero averci visto tecnicamente, perché io avevo la bandanina. Giusto? Credo di sì. Quindi cerchiamo di andarcene. Ricarichiamo. È già carica, perfetto. E andiamocene, scappiamo più lontano possibile da qui. Ok, ok, ok. Il treno ci dà un po' di tregua. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta passare, stranamente. E speriamo che non ci abbiano riconosciuto.
Speriamo vivamente che non ci abbiano riconosciuto. Stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive. Dovremmo avere un botto di soldi adesso. This is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp and make sure you ain't followed. Ok, non siamo all'accampamento, evidentemente pensavo fossimo nei pressi dell'accampamento, invece no. E direi che ora possiamo andare a fare altre missioni. Altre missioni, ma prima dobbiamo raggiungere il ranch Downs. E lo raggiungeremo. Abbiamo raggiunto il ranch. E il cavallo è un po' agitato, ma poco ci importa. Ah, è vero, era il ranch che ci aveva detto... Che ci aveva detto il tipo lì, cosa, come si chiama, non mi ricordo come si chiama. Lo strozzino. I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing was something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Io, come ho detto l'altra volta, se mi danno una possibilità... Lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Comunque non me la danno la possibilità. Good day. Io gliel' avrei lasciati i soldi. E questa cosa qua secondo me avrà ripercussioni più avanti. Grosse ripercussioni. Ma poi vedremo. Ora siamo tornati all'accampamento, ragazzi, con un botto di soldi, con veramente un botto di soldi. E potremmo comprarci qualcosa di veramente figo. Tra l'altro, mi sa che dovremmo andare a parlare con il tipo, con il... Cacchio, io i nomi facciamo proprio schifo. Quello che è lo strozzino, per intenderci. Vediamo se c'è un punto di interesse per andare a parlargli. No, per ora no, ma magari adesso ce lo troveremo in giro. Io prima di fare quelle due missioni lì volevo fare qualcos'altro. Oggi abbiamo fatto la rapina, adesso magari andiamo da Dutch a vedere cosa vuole. Anche se, a dirvi la verità, come vi sto dicendo negli ultimi episodi, non è che mi piaccia moltissimo Dutch. Ma fa niente. Adesso andiamo da lui, vediamo se c'è qua. Ciao zia. Arthur. E niente, andiamo a parlare da Dutch subito, dai. Così, tolto il dente e tolto il dolore. Are you sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. I'm not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So... I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Ok, andiamo da Charles, da sti tipi qua che hanno delle informazioni su dei cacciatori di taglie. Charles, venga qua, Charles. Ah, è lui, Charles. Charles? Ah, è vero, è quello con cui siamo andati in giro... Ok. Con i tedeschi. È vero. Andiamo, Ciccino, andiamo a prendere i cavalli, dai. Andiamo a prendere i cavalli e vediamo dove ci porta questa missione. Siamo arrivati in una baraccopoli. Cioè, è quasi meglio il nostro accampamento che... che sto posto. Almeno, sembra.
So it seems. Ah, proprio di pistole, andiamo. Check the house. Dobbiamo ispezionare sto posto. Allora, qua c'è del pane. Con dei biscotti, credo. Eh sì, ma fammelo ispezionare. Ok, è andato via tutta fretta, però a noi ci interessa sapere dov'è. Non quanta fretta aveva. Cos'è che è? Certificato Tacticus Gligor Mining Company. Con il presente documento si certifica che è il legittimo proprietario di azioni suddetta società. Ah, ok, sono azioni. Metti via. Scusa, eh. Ispezioniamo qua. Ok, sei proprio come le pensi tu, non c'aveva voglia di rifarselo. Qua invece c'è uno straccio pieno di sangue, credo. Big struggle. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. Intanto mi sono preso una mela. Ispezioniamo qua. No, non è per niente un buon segno. Quelli lì poi sono vestiti di donna. Frughiamo nel cassetto, vediamo cosa c'è. Tra l'altro si vede il riflesso nello specchio, tanta roba. Andiamo, 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 andiamo. Non facciamo... non facciamo... ehi! Ma Artax, mi prendi per il culo? Dai, andiamo. Ok, seguiamo le tracce. Ok. E vediamo dove ci portano. Vediamo dove ci portano. È figa sta cosa, sembra un po' alla The Witcher. Eccolo qua. Dovrebbe essere lui, tecnicamente. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. E dobbiamo essere più convincenti. You've seen a strange sort of feller, sort of formal. Strange? Sure. Formal? Nah. Non stanno bene sti due. Looks a lot like this one. Dobbiamo fare a botte? Dobbiamo fare a botte. Ok. Sì, ma perché tutte e due su di me? Ah, ok, bravo, anche lì. Poi adesso lo riprendiamo. Oh, la madonna. Che secca che gli ho tirato. Allora, interroghiamolo. Ah, lo devo interrogare io? Non è mai una bella cosa quando interrogo io le persone. Tiragli un pugno. Un pugno. Ok. Interroghiamolo, anche perché da morto non può parlare. Ok, ok, for Christ's sake. They took him to a cabin. Over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Ok, quindi io direi che possiamo tirargli un altro pugno così e poi lo uccidiamo. Voi direte perché? Perché sì. Adesso frughiamo anche e gli rubiamo quello che ha, visto che non volevano dirci. La prossima volta, scusa, se sai qualcosa ce lo dici, no? Perché dovresti tenertele per te le informazioni, scusa. Che modo è di cooperare con della gente che viene a chiederti robe pacificamente all'inizio? Poi tu l'aggredisci, è normale che si incazzi. Tra l'altro $50 così, scusate. Ok, ora andiamo dove dobbiamo andare. Tra l'altro questo adesso non ci serviranno nemmeno più le tracce. E appena arriviamo vicino a quel posto, vicino alla tenuta di Braithwaite, direi che possiamo iniziare la nostra nuova missione. Dovremmo esserci. Dovrebbero tenerlo rinchiuso qua. The thing is, after that attack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen.
Che bella la mia pistola. Non faranno una bella fine. O credo di sì. No, non la faranno. Ok. Ehi. Ne ho visto uno correre di qua. Porco cane. Dove cavolo possono essere? Io ne avevo visto uno di qua. E invece no. Ragazzi, li cerco. Ah, figlio di troia. Oh. Uno è qua. Uno l'ho trovato. Cioè, l'ho trovato. Mi ha trovato, soltanto che non mi ha ucciso. Ed è stato il suo più grande errore. Ok. E l'altro... sarà qua da qualche parte, immagino. Eccolo. Eccolo. L'avevo visto. Eccolo lì. Dovrei averlo preso. Ma no, è uno spaventapasseri. Eccolo. Oh. Stavolta l'ho preso però, eh. Infame. Vieni qua e fatti frugare. Frugare. Ah, ci siamo fatti un centinaio d'euro con sta missione. Tanta roba. Più gli oggetti. Adesso dobbiamo tornare dal nostro amico, dall'uccellino canterino lì con la bocca larga. Ah, erano tre, eh? Dici che erano tre? Ci dici che erano tre? Io sinceramente... cos'è? No, ho flashato. Cerchiamo nel campo insieme a Charles. No, che non può essere tanto. Bastardo, aiuto, 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 Charles. Charles, 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 Charles. Let me take him. You get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Charles, ma io ti amo. Vieni qua che ti limono, Charles. Come on. You should have taken the money. I know. I'm a fool. Frughiamogli dentro anche questo qua, ci avrà una 20, 25, 3. Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Ah, dobbiamo andare in quel granaio? Ma quanti sono? Charles, non morire, Charles, non morire. Per l'amor del cielo, per l'amor del cielo, Charles, non morire. Perché non ho mai le armi giuste quando serve? Perché non ce l'ho mai? Ok, io tra l'altro in questo granaio c'ero venuto a esplorare un pochino e non c'era assolutissimamente nulla. Ma perché dobbiamo andare ancora qua dentro? Ok, da dove cacchio di diavolo sparano? Vabbè, andiamo, va? Dove vai? Ok, lui è andato. Dovrebbe essere l'ultimo. Infatti. Non dovrebbe esserci nessun altro. Sì, sto abbastanza bene, dai. Ma, sì, ma vattene. Ehi, Charles.
Let's go see how badly they beat up the slippery feller. I wonder how much trouble he's brought with him. Torniamo da nostro amico adesso per davvero, però. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Charles, per favore. Ok, andiamocene. Mamma mia. Torniamo dal nostro amico, sempre se ancora lì. E vediamo che cavolo ha raccontato su di noi ai cacciatori di taglie. Perché se è vero che ha la bocca larga, come dicono, è un po' un casino. Quindi male che vada dovremmo cambiare accampamento, ma spero di no. Un'altra volta più che altro. Put your feet up, why don't you? You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunter. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon. Looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. E direi che abbiamo un nuovo compagno, tra le altre cose. Everywhere we go. More and more civilization. Perhaps this is it from now on. We shall see, I guess. Vabbè, dai, stavamo scrivendo ancora sul nostro diario e direi che per oggi però può bastare così. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Bella!